C'era una volta una bambina chiamata Cappuccetto Rosso, che viveva in una piccola casa ai bordi di un grande bosco. Si chiamava in questo modo perché un giorno sua nonna le regalò un bellissimo cappello di velluto rosso. Siccome le donava tanto, la bambina non volle più indossare altro, tanto che finirono per chiamarla proprio così, Cappuccetto Rosso. Un giorno, la sua mamma le chiese di portare alla nonna due cesti pieni di frutta e verdura, uno per pasto. «Quante volte potrà mangiare nonna grazie ai nostri cesti?» le domandò. Cappuccetto Rosso conosceva bene la tabellina del 2. Il calcolo era facile. Se ogni cesto serviva per un pasto, doveva semplicemente fare 2 per 1. «Nonna potrà mangiare 2 volte», rispose ridendo. Mentre si preparava a uscire, Cappuccetto Rosso vide sul tavolo della cucina una buonissima torta appena sfornata. Sapeva che a nonna i dolci piacevano tanto e volle aggiungerne 2 fette per ogni cesto. Ma di quante fette aveva bisogno? 2 fette per 2 cesti. 2 per 2. 4. «Brava, bambina», disse la mamma. «Adesso vai, e mi raccomando, non passare dal bosco. Potresti incontrare il lupo cattivo». «Va bene, mammina», rispose Cappuccetto Rosso, che uscì di casa con i 2 cesti pieni di cibo. La strada da fare era piuttosto lunga. Per arrivare a casa di nonna avrebbe dovuto percorrere 3 chilometri. 3 chilometri per andare e 3 chilometri per tornare. Quanta strada avrebbe dovuto fare? Anche in quel caso le fu utile conoscere la tabellina del 2. 2 per 3 fa 6. 6 chilometri. Avrebbe dovuto camminare per 6 chilometri. Cappuccetto Rosso pensò che ci avrebbe impiegato troppo tempo e decise di passare per il bosco, anche se sua madre le aveva proibito di farlo. A un certo punto, camminando tra gli alberi, incontrò il lupo. Non sembrava cattivo, però, e così Cappuccetto Rosso decise di avvicinarsi. Il lupo stava fissando 2 cespugli pieni di bacche. «Non riesco a contare quante bacche ci sono in totale», disse amareggiato. «Guarda», gli indicò Cappuccetto Rosso. «Su ogni cespuglio ci sono 4 bacche, i cespugli sono 2, quindi le bacche sono 8». «Brava», disse il lupo, afferrando le bacche. Dopodiché cambiò espressione e le chiese: «Dove stai andando di bello?» Cappuccetto Rosso rispose: «A casa di nonna. Devo portarle 2 ceste piene di frutta e verdura che ho nello zaino». «E dove abita tua nonna?» chiese il lupo, sempre più interessato. «Dall'altra parte del bosco», rispose Cappuccetto Rosso. «La strada è lunga, devo andare», disse poi, e si avviò saltellando verso casa di nonna, senza rendersi conto che il lupo la stava fissando leccandosi i baffi. Quando Cappuccetto Rosso arrivò a casa della nonna, si fermò per ammirare le rose sul davanzale della finestra. Nonna aveva sistemato 2 vasi con 5 rose ciascuno. «Quante rose c'erano in totale?» 2 per 5 fa 10. 10 rose. Che belle che erano!» Cappuccetto Rosso entrò in casa e si avvicinò alla nonna, che stranamente era ancora a letto. «Come stai, nonnina?» le domandò. «Oh, sono 2 settimane che mi fa male la testa», si lamentò la nonna, con una voce piuttosto strana. Cappuccetto Rosso calcolò a quanti giorni corrispondessero 2 settimane. 7 per 2, 14. Nonna aveva mal di testa da 14 giorni. «Accipicchia!» A quel punto Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto e notò che la nonna aveva un aspetto diverso dal solito. «Che occhi grandi che hai!» disse. La nonna rispose: «Per guardarti meglio». «Che orecchie grandi che hai!» aggiunse. «Per ascoltarti meglio». «Che naso grande che hai!» «Per annusarti meglio». «E che bocca grande che hai!» A quel punto la nonna si liberò dal suo travestimento e con la sua voce da lupo gridò con un tono minaccioso: «Per mangiarti meglio!» Fu a quel punto che Cappuccetto Rosso si accorse che quella nel letto non era sua nonna, ma il lupo cattivo. Non fece in tempo a fuggire, però, perché il lupo spalancò la bocca e se la mangiò tutta intera. Una volta dentro la pancia del lupo, Cappuccetto Rosso gridò 8 volte con tutto il fiato che aveva e a ogni suo urlo il lupo ne aggiunse un altro. 2 per 8 fa 16. Cappuccetto Rosso e il lupo gridarono 16 volte. Proprio in quel momento passava da quelle parti un giovane corridore. Sentendo quelle 16 urla provenire dalla casa della nonna, il ragazzo si insospettì e decise di andare a controllare. Del resto, per quella mattina si era allenato abbastanza. Aveva percorso 9 chilometri all'andata e 9 al ritorno. In tutto, aveva corso 18 chilometri. 2 per 9 fa 18. Il corridore capì subito quello che era successo. Bisognava agire in fretta. Ma cosa poteva fare? Ebbe un'idea.
offrì al lupo una torta piena di sonnifero. Il lupo cadde nella trappola e, dopo averne assaggiata un po', si addormentò. A quel punto, il giovane corridore, che era anche un bravo medico, aprì la pancia del lupo e fece uscire Cappuccetto Rosso e la nonna. Evviva! Per fortuna, stavano bene tutte e due. «Grazie, corridore!» disse Cappuccetto Rosso. «Ci hai salvato la vita!» Il corridore sorrise e disse che dovevano impedire al lupo di fare ancora del male. Allora Cappuccetto Rosso e il corridore uscirono in giardino e raccolsero 10 pietre per ciascuno. 10 per 2 fa 20. Le avrebbero infilate tutte nella pancia del lupo, che da quel giorno, con la pancia piena di pietre, avrebbe potuto mangiare solo l'erba del bosco. Quello che capì Cappuccetto Rosso da quella disavventura fu che se non fosse passata dal bosco, disobbedendo a sua madre, quel pasticcio non sarebbe successo. E sua nonna non sarebbe finita, come lei, nella pancia del lupo cattivo. Da quel giorno, Cappuccetto Rosso imparò ad ascoltare sempre i buoni consigli di chi le voleva bene. E tra i buoni consigli c'era anche quello di imparare per bene la tabellina del 2. E voi, l'avete imparata? Se ti è piaciuta questa storia, ricordati di mettere mi piace e soprattutto di iscriverti al nostro canale.